finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavo, nel senso che se state guardando questo probabilmente avete già visto la presentazione che avevo fatto qualche settimana fa relativo a questo nuovo navigatore per moto BMW, quindi moto con la predisposizione per il navigatore BMW originale. Lì spiegavo già che io ho un Connected Ride Navigator di BMW con cui mi trovo abbastanza bene, nel senso che è un prodotto che ha effettivamente ancora molti difetti di gioventù e BMW non è proprio così rapida nel cercare di sistemarli. Per cui alla fine avevo trovato questo e non me lo sono fatto scappare. Ho contattato Kiji, il quale, diciamo, molto molto onestamente mi ha inviato un'unità dimostrativa. Non ho ancora capito se dovrò restituirlo o meno, però al di là di tutto adesso ce l'ho tra le mani. Questo è il nuovissimo IO 5 Play per BMW e come potete vedere è completamente sigillato, è nuovissimo nel senso che le consegne dovevano partire da fine luglio 2024, adesso siamo al 23 oggi, penso sia uno dei primi del lotto ufficiale, nel senso che altri youtuber più, diciamo, che hanno una maggiore visibilità rispetto a me hanno avuto la fortuna di vederlo in anteprima. Questo però erano tutti prodotti però ancora nella fascia prototipo, chiamiamola così. Questo invece è un prodotto ufficiale, quindi esattamente quello che riceverete quando deciderete di acquistarlo, se deciderete di acquistarlo. Allora vediamo un attimino cosa c'è all'interno. Abbiamo questo e in più mi ha fornito anche il, cosa carina, onestamente non sapevo, la protezione, quindi diciamo la protezione per lo schermo. Vediamo quanti ce ne sono all'interno, diamo un'occhiata anche a queste. Ok, ce n'è una sola, è in vetro temperato, per cui diciamo normalmente anche più che sufficiente una, nel senso che io lo uso su moltissimi dispositivi e ne ho comprate sempre più di una, oppure anche i kit ne prevedevano, e in questo caso invece, e poi normalmente montata la prima non l'ho mai cambiata, anche perché non fanno bolle, non fanno nulla. Adesso lasciamo perdere un attimino la protezione e vediamo qui che è la cosa più interessante. Allora abbiamo la scatola che è fatta molto bene, io non conoscevo KG, però devo dire che già dal sito dava una bella idea, è fatta veramente bene anche all'interno, protezione ovunque. E poi abbiamo, vediamo se riesco, il navigatore. Navigatore con attacco, non è un qualcosa di posticcio, di appiccicato, è proprio nella scocca l'attacco per il navigatore BMW. Devo dire che la cosa mi fa molto molto piacere. Ha una finitura qui in simil carbonio, da quanto ho letto non è realizzato in plastica ma in lega di magnesio, e questo diciamo dovrebbe garantire anche una certa solidità in caso di caduta. È interamente impermeabile, è un IP65-68, considerate che quello della BMW è un IP69 originale e ha un taglio da 5 pollici. Adesso poi, diciamo, se avete voglia di seguirmi, vedrò di fare una serie di video per la serie, per il Connected Ride avevo fatto ben 12 o 13 video, adesso magari su questo non ne farò così tanti, però diciamo questo è, oltre all'unboxing vedremo poi anche l'installazione e la prima messa in moto, ma faremo anche tutte le prove per quanto riguarda gli interfoni, per quanto riguarda il funzionamento in strada, il controller che dovrebbe funzionare su uso condizionale, perché onestamente lo voglio provare prima di, però considerate che questo modello comunque ha il grosso vantaggio di essere, di non aver bisogno di cablaggi, si prende e si monta sul, come si può dire, sul supporto del navigatore e poi diventa parte integrante della moto, perché hanno decodificato il protocollo di comunicazione di CAN bus di BMW, per cui questo è in grado di non solo di essere azionato tramite il controller, quindi il classico rotellone, ma il dispositivo legge tutte le informazioni, per cui la velocità, il motore, le segnalazioni, le marce, ha dei cruscotti digitali che sono secondo me un plus per chi ad esempio non ha il TFT di BMW ma comunque la predisposizione per il navigatore, può avere un cruscotto digitale, per cui il contagiri digitale, la velocità, ha veramente tantissime schematiche, poi vediamo, questo è giusto così per dare un'idea.
e lo spostiamo e vediamo sotto se c'è qualcos'altro. Non penso, perché comunque non dovrebbe aver bisogno. Ah sì, c'è qualcos'altro. Abbiamo le portachiavi, sempre il TG, e poi abbiamo un manualetto anche qui. Cinese, inglese, c'è un po' di tutto, però diciamo manca l'italiano, ma non fa niente. Vedete che comunque ha il funzionamento tramite la, quella che si chiama Wonder Wheel, io la chiamo manopolona. Ok, diciamo che per il momento passiamo poi al montaggio e vediamo un attimino com'è. Ah, questo è un portachiavi con degli adesivi e un cacciavite Torx, penso per montare poi una scheda di memoria aggiuntiva rispetto a quella di serie. Vediamo soltanto un secondo. Va bene, passiamo al montaggio. Allora, facciamo qualche prova. Bene. Questo è il primo tentativo di installazione del nuovo KG. Allora, l'aggancio mi sembra effettivamente molto molto sicuro, non si muove, vediamo se si blocca anche. Sì. Ah, diciamo che mi sembra anche ben collegato. Allora, non so se riesco a farlo vedere, c'è un po' di riflesso, vediamo se riesco a correggere la cosa un attimino com'è. Comunque accendiamo la moto, vediamo se parte. In questo caso la moto non ha nulla di collegato perché era tutto collegato al connected ride, e qui abbiamo il primo avvio. Primo avvio, c'è anche la lingua italiana, vediamo. Ok, fuso orario in teoria dovremmo essere in più 2. Qualche traduzione c'è. Ok, connetti alla rete wifi per attivare, facciamo un connetti ora. Ok, e qui ci sono le mie reti wifi, mi collego a questa, vediamo se ok, connessione riuscita, questo già è un primo passo, sta attivando il navigatore. Ok, attivazione riuscita, penso stia facendo qualcosa sul sito di KG. Se notate, già qui abbiamo l'iconcina del TFT e del navigatore, per cui in teoria io premendo, no, ho sbagliato il pulsante, scusa, premendo nav, dovrei già avere una sorta di controllo. Vabbè, queste sono alcune avvertenze. Ok, e qui abbiamo già il cruscotto. L'icona viene replicata anche qui, per cui vediamo se premendo torno sul navigatore, premendo in su. Le traduzioni sono ancora un pochettino così, qui si regola la luminosità in modalità automatica, oppure, ecco, il display è un display da 1200 nits, per cui diciamo che dovrebbe essere anche abbastanza visibile. Adesso volevo fare una prova, vedere se c'è questo riflesso. Comunque diamo comunque un'occhiata. Memoria interna usata 0 su 6 giga, micro SD usato 0 su 7 giga, per cui probabilmente all'interno c'è una micro SD. Va bene, TPMS, i sensori, va bene, telecomando, GPS, poi di più, chilometri e miglia, il GPS
è assente, poi torniamo indietro, abbiamo la lingua, l'ora, va bene, aggiornamenti, controllo gli aggiornamenti, questa versione 1.21, considerate questo è un prodotto appena uscito, per cui... Ah, ok, chiede ancora il collegamento alla rete wifi. Probabilmente non rimane sempre connesso alla rete wifi. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti. È già l'ultima versione, in questo caso l'ultima versione è la 1.2.1. Poi torniamo indietro, sostanzialmente. Vediamo se il controller effettivamente mi consente di fare qualcosa. Perché vista così, ok, abbiamo le schermate. Ah, ok, adesso il controller funziona, come potete vedere, posso cambiare il tipo di, come si può dire, di schermata. Vediamo tra le informazioni che riporta. Allora, riproviamo e vediamo se a questo punto tutto funziona. Apro indietro. Allora, sopra ci sono una serie di pulsanti. Il primo è quello che permette di, penso, tornare al menu. Il secondo passa alla modalità Android Auto o Apple CarPlay, per cui una volta fatto è possibile scegliere se utilizzare CarPlay o se utilizzare Android Auto. Poi abbiamo spegnimento dello schermo e quell'altro è il blocco dello schermo. In questo caso lo schermo è bloccato, per cui anche in caso di pioggia, così gocce, anche se in realtà io ho un cupolino abbastanza, un vetro abbastanza alto, però comunque è possibile bloccarlo ed eventualmente è possibile sbloccarlo anche con i pulsanti. Allora, è possibile, va bene, utilizzare la registrazione dell'accoppiamento, non mi interessa, andiamo ad attivare. Quindi userò il mio cellulare, Kijii, ok, mi chiede l'autorizzazione, darò ok e associamo. Benissimo, ecco qua. Allora, blocchiamo un attimo la musica che viene riprodotta in questo caso dal mio cellulare. Allora, giusto così per concludere almeno prima questa prima parte, come potete vedere adesso ho cambiato telecamera. Perché le altre si sono surriscaldate, ci sono 30 gradi, qui sto facendo la sauna anche io, però diciamo ero troppo curioso di vedere il funzionamento. Non so se riesco a farvi vedere, comunque ecco, forse così è meglio. C'è tutta una parte che ancora sicuramente va esplorata anche dal punto di vista delle app, però ecco, tenete presente che questa cosa effettivamente, ecco, magari qualche... Comunque, se notate, il tutto è comunque gestito, non sto toccando nulla, lo gestisco tutto dal controller. Questa è la schermata principale, questa è la seconda, poi è possibile comunque cambiarla. Ecco, se vogliamo anche fare un piccolo confronto per i detrattori, se andiamo a vedere lo schermo di questo, che è il Connected Ride di BMW, comunque non abbiamo uno schermo che è poi effettivamente tanto più grande. Questo è un 5.5, quello di BMW, e quello sopra è un 5 pollici, che ha comunque il grosso vantaggio, se vi notate, anche da una posizione di guida rialzata, di non coprire il TFT, però è cosa che con altri invece navigatori più grandi, 7 pollici e così via, normalmente invece si verifica. Ecco, la cosa che molti ho letto anch'io, ma è una soluzione che ho provato, molti hanno inclinato, diciamo, il supporto.
per eliminare, diciamo, quindi per inclinarlo maggiormente. Il problema è che normalmente inclinandolo si cambia la posizione e se avete il sole alle spalle diventa praticamente inutilizzabile. Ho già fatto questa prova e alla fine l'ho rimesso praticamente nella posizione originale e questo consente, diciamo, di avere un angolo di incidenza della luce che non dà fastidio, ecco, diciamo così. Comunque diciamo che per il momento direi che è tutto. Dopo un po' che la moto è accesa e qui non prende assolutamente il segnale. Comunque la temperatura, come potete vedere, 31 gradi non è per niente male. Viene comunque riportata anche sul display e non solo sul TFT. Per il momento, cosa dire, è sicuramente qualcosa di carino, mi sembra ben integrato, è un prodotto comunque giovane. Ecco, altra cosa carina che riporta è l'altezza, che è un dato che normalmente invece sul TFT di BMW, vediamo se riesco a farvela vedere, mi avvicino un po', ma poi... Niente, qui c'è scritto 239 metri, comunque prendetela per buona. Va bene, direi che per il momento è tutto. Come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile. E iscrivetevi, perché nei prossimi giorni, settimane, pubblicherò comunque una serie di video su questo nuovo dispositivo che personalmente, non l'ho ancora, posso dire di averlo provato bene, però promette molto bene, perché mi piace particolarmente, infatti penso che utilizzerò questo anche durante l'estate per le vacanze. Basta, tutto qui. Vi ringrazio e alla prossima.